Terza giornata del campionato di promozione alle Oscilla di Stornarella si affrontano la Soccer Stornara in completo bianco-azzurro e in completo giallo-verde, gli ospiti del Troia. Direzione di gara affidata al signor Carelli della sezione arbitrale di Foggia, assistenti Gargano della sezione di Bari e Soriano della sezione arbitrale di Molfetta. La gara, così come su tutti i campi d'Italia, inizia con il minuto di raccoglimento per ricordare il bomber della nazionale Totò Schillaci, scomparso in settimana. Il calcio d'avvio in favore della formazione di casa, a rendersi pericolosi però sono subito gli ospiti al decimo con la conclusione di Veneziano a giro che termina sul fondo. Rispondono presente i padroni di casa con Panelli che mette in mezzo questo pallone, dove arriva Pugliese di testa, interviene Di Matto e compie il suo primo intervento della partita. Poi il calcio d'angolo, la girata di Pugliese, pallone sul fondo, cross in mezzo con l'uscita di Di Matto a vuoto, Pugliese di testa, pallone che termina sul fondo. Ci prova ancora la Soccer Stornara qui con Totaro, conclusione con l'intervento del portiere ospite, conclusione dalla distanza da parte di Casoli, pallone alto sulla traversa, poi questa conclusione di Pugliese, ancora Di Matto risponde presente, ci prova ancora la formazione di casa con Pozzo Zengaro, pallone di poco alto sulla traversa, ancora Pugliese per la Soccer e qui si supera Di Matto e compie il suo primo grande intervento della partita, ancora Soccer al 41esimo con la conclusione di Pozzo Zengaro, Di Matto in due tempi interviene sul pallone, la posizione di Di Francesco al 43esimo. Ancora Di Francesco nel finale del primo tempo che termina a reti inviolate. La ripresa si apre con Pugliese alla conclusione al 48esimo, pallone di poco a lato. Poi ancora Soccer Stornara con Totaro che non riesce ad andare alla conclusione. Ci arriva Panelli, pallone a giro ampiamente alto. Al 58esimo ancora occasione per la Soccer Stornara. Qui non trattiene Di Matto e mette dentro Montemorra sul primo pallone sulla quale era intervenuto Pugliese. Non trattiene Di Matto con il colpo di testa di Pugliese. Poi il tap-in Montemorra per il gol dell'1-0. Un minuto dopo arriva però l'autorete dello stesso centrale difensivo che si lamenta nei confronti del direttore di gara per la spinta di Di Francesco e il gol dell'1-1. Arriva la conclusione qui per Panelli che spreca il 56esimo, il gol del 2-1, poi ancora Panelli che mette questo pallone in mezzo per Pugliese, spreca anche lui, pallone alto sulla traversa. Tutto per tutto, finale della Soccer Stornara, ancora con Panelli che trova il gol, però posizione irregolare a fermare l'attaccante della formazione stornarese. Occasione per gli ospiti, esce Soto, interviene sul pallone, poi ancora l'intervento di Di Matto a salvare la porta della formazione del Troia. Poi nel finale arriva questo pallone in mezzo con la girata di Pugliese, 81esimo minuto, il gol del vantaggio. Pugliese porta avanti la Soccer Stornara e fa esplodere di gioia lo Scirea. Rivediamo qui la bella giocata da parte di Pugliese che beffa la retroguardia ospite. Conclusione sulla quale arriva un intervento della difesa della Soccer Stornara, un braccio largo. Arriva il calcio di rigore con Di Francesco che si lascia ipnotizzare da Soto che al 91esimo minuto salva il risultato e compie una gran parata sulla conclusione dell'attaccante della formazione di Troia. Poi ancora Pugliese steso giù, prova a mettere questo pallone in avanti. Ancora grande intervento di Di Matto che salva ancora la sua porta. Finisce la partita con la vittoria della Soccer Stornara che sale a 7 punti in classifica. Al terzo posto Soccer Stornara che affronterà in settimana il ritorno della gara di Coppa contro l'audace Barletta e poi il derby contro la Real City.